Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Essence. Questa è l'All About Toffee. Eccola qui. Viene sui 4,95 euro, quindi meno di 5 euro, e contiene 8 ombretti. Allora, questa non l'ho ancora trovata in negozio e l'ho presa online, ma comunque sia, anche perché ora che arriva in negozio da me è un miracolo. Comunque, ve ne volevo parlare e scusate se è un po' sporca, ma la sto usando adesso ed contiene, abbiamo detto, 8 colori che adesso vi mostro, di cui, no, faccio prima mostrarvela e poi dopo ne parliamo. Allora, il primo, ecco. Non so se avvicinare un po' di più la telecamera, eccoci qui. Allora, il primo, eccolo, il primo è completamente opaco, è molto chiaro. Prova a fare lo swatch, ecco. Io lo trovo ottimo come illuminante. Poi abbiamo il secondo, che è questo marroncino qui. È molto chiaro anche lui, io lo trovo ottimo per, vedete che è molto carino, ecco, dato che ed è quasi si nasconde con la mia carnagione, lo trovo perfetto sulla palpebra mobile. Poi parliamo con il terzo è un marroncino un pochino più scuro. Leggermente più scuro, e adesso ve lo mostro qui il terzo. Leggermente più scuro, ma comunque sia sempre ed è perfetto per me da mettere nella piega dell'occhio. E questi tre colori che vi ho mostrato erano tutti e tre opachi. Poi andiamo al quarto, che è questo viola prugna, e lui è metallizzato. Eccolo qua. E lo mettiamo qui. 4. Ok, allora io con questi quattro colori che adesso ripasso così riesco a mostrarveli bene sulla mano. Allora, io con questi quattro colori avrei tranquillamente fatto una palette. Intanto perché ho l'illuminante, i due colori di base e il colore che andrebbe bene per Ok, e il colore che andrebbe bene per dare intensità alla piega dell'occhio. E questi quattro colori sono belli morbidi, cremosi e si stendono bene, si sfumano bene e non sono neanche tanto polverosi per essere una palette della Essence, quindi i primi quattro. Altro discorso per gli altri quattro, che comunque sia adesso vi mostro. Allora, ecco, tornato ad avvicinare la telecamera, adesso vi mostro i quattro inferiori, di cui abbiamo. Beh, ve li mostro, facciamo prima. Allora, il primo, eccolo qui, è opaco ed è in teoria un illuminante, in pratica è opaco, comunque sia leggermente più rosa dell'altro. Leggermente più rosato. Poi abbiamo questo marroncino, che dovrebbe essere metallizzato, eccolo, che è comunque perfetto, vedete che è molto luminoso, questo qui, ed è perfetto, li trovo comunque sia, ed è nella palpebra è fissa. Poi il terzo colore è questo altro marroncino, eccolo, che più tendente al grigio, sinceramente. Infatti vedete anche, si vede un po' di più, ma è più tendente al grigio. Ed è questo, comunque si sfuma molto e va bene sempre nella palpebra è fissa. E infine abbiamo il nero, che è un nero ed è in teoria opaco, un nero grigio, perché non è un nero molto intenso. Ed eccolo qui. Faccio
fatica a trovare un nero intenso della S. Cosa sì, dire? Intanto questi quattro colori, il primo è un illuminante, poi c'è questo che è leggermente scimmerino, il terzo che è un boh, e il quarto che è un nero, che però sfumato non è quasi pigmentato. Questi quattro colori sono davvero molto polverosi e poco pigmentati, quindi devi fare molte passate e poi è anche nero, basta sfumarlo un attimo e scompare, quindi devi replicarlo più volte. Trovo che la parte di sopra, come vi ho detto, è fantastica, quella di sotto lascia un po' a desiderare, però sono quattro marroni intermedi, questi quattro, eccoli qui, che comunque sia vanno bene nella palpebra defissa, e due sono più sul rosa, due sono più sul marrone. Poi abbiamo, non capisco perché di questo viola metallizzato, perché con tutti i colori nude c'entra poco, ma comunque sia è carina. Cosa dire? In pratica, che questa palette è carina, io la sto ancora testando e la sto usando da alcuni tempi. Subito ero super super soddisfatta perché la parte superiore era fantastica. Poi nella parte di sotto ho notato che lascia un po' a desiderare, ma comunque sia è una palette di 8 colori che viene meno di 5 euro, ricordiamoci questo. E ovviamente le palette Essence sono sempre un po' polverose. Quindi questa io quasi quasi gli darei 2 voti divisi, ma un 7 completo per il totale ce l'ha. Certo, non è una gran palettina, anzi, questi due colori, che sarebbero quelli metallizzati, hanno i brillantini solo nella parte superiore, perché vedete che scavando, soprattutto in questo, sono completamente scomparsi. Non è una delle palette più fatte bene dell'Essence, credo che io continuo ad amare l'All About Nude, ma è la seconda che mi piace di più, che sembra strano. E comunque, fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate, e soprattutto se l'avete trovata nei negozi, perché io l'ho comprata online, ve l'ho detto, perché il negozio proprio non c'è ancora. E come sempre, spero sia stato utile, e se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, mettimi un like ed metti anche la campanella, così sai quando ci sono i miei video e non ti perderai i prossimi. Ciao!